Una targa in memoria di Dino Abascià all'esterno della casa famiglia Dopo di noi, per ricordare l'imprenditore biscegliese scomparso nel giugno scorso. A presenziare la cerimonia il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Con questa targa noi non soltanto rinnoviamo un attestato di profonda stima ad un grande imprenditore, un grande uomo come Dino Abascià, ma con questa targa noi vogliamo rinnovare il nostro ringraziamento per quello che Dino ha fatto come imprenditore, come responsabile sindacale di questa organizzazione e come amico. Alla cerimonia, alla quale ha partecipato anche il vicepresidente nazionale di Confcommercio Alessandro Ambrosi, si è soprattutto ricordata la figura e lo spessore morale di Dino Abascià. Ed è proprio per lasciare un ricordo indelebile per chi non ha potuto apprezzare la generosità di Abascià che Confcommercio Bari Batt ha contribuito all'arredamento degli ambienti interni della struttura, realizzata dall'Associazione Uniti Insieme di Bari della Rete Nazionale delle Comunità di Capodarco. Un ricordo dell'imprenditore che ha saputo dare un esempio positivo. Dino Abascià è proprio un esempio fulgido da questo punto di vista, che pur nelle difficoltà che un imprenditore oggi, soprattutto un imprenditore del commercio, del turismo, dei servizi, perché dopo 7 anni di una crisi lunga, dura, profonda e drammatica ancora, ci sono delle cicatrici aperte, però è l'esempio fulgido, è la testimonianza concreta che non si deve mai lasciare indietro nessuno, soprattutto se queste persone sono persone che dalla vita non hanno avuto quei benefici che invece, grazie a Dio, noi abbiamo. Il presidente Sangalli ha anche ricordato l'importanza e il valore della solidarietà. L'insegnamento che ci ha trasmesso Dino è che noi ci sforzeremo comunque di seguire. La solidarietà non è qualche cosa di vuoto o di vago, la solidarietà è un passaggio concreto che ci deve rendere tutti più buoni, più umili e anche più portati ad un concetto di coesione sociale che è importante e fondamentale per la vita democratica del nostro Paese. Ripulire i tetti dalle antenne grazie al sistema centralizzato è fattibile e ora, grazie alla fibra ottica, sarà possibile inserire in un unico sistema posizionato sul tetto di un condominio segnale televisivo, telefonia e connessione internet. Se ne è discusso nella sede della CNA di Bari, la Confederazione Nazionale Artigiani. Abbiamo in quest'anno, in quest'ultimo anno, ottenuto un grande risultato col decreto fibra, che cambia anche il ruolo dei condomini, perché i condomini potranno utilizzare in proprietà il loro impianto multiservizi. Attenzione, quando parlo di impianti multiservizi parlo soprattutto del fatto che lì un impianto multiservizi consente di liberare i tetti da tutte le antenne e quindi avere un'unica antenna, decoro urbano. L'impianto multiservizi consente di utilizzare i servizi della domotica, perché la fibra ottica consente anche questo. L'impianto multiservizi consente di avere l'accesso a internet e quindi nella sostanza è la nuova dimensione della casa, no? Che viene fuori. I condomini potranno essere proprietari di questa cosa. Noi stiamo preparando i nostri installatori affinché siano loro i protagonisti fondamentali di questa operazione. Il rischio grande che si corre è che i grandi player decidano anche di entrare nelle nostre case. Questo è un rischio per l'occupazione, perché è chiaro che a quel punto le imprese del territorio soffriranno in termini di commesse e quindi soffriranno anche in termini di dovranno licenziare o dovranno chiudere, come già è avvenuto per tanti settori. Questa nostra impostazione tende a mantenere qualità, perché per fare il salto di qualità le nostre imprese devono innovare, insieme a nuova e più qualificata occupazione. Farete dei corsi di formazione come CNA? Certo, noi abbiamo già fatto in realtà a luglio un primo esperimento con un seminario rivolto alle imprese che introduceva la questione fate con il vetro ciò che facevate con il rame. Oggi continueremo in questa direzione, soprattutto entreremo più nel merito dell'impianto multiservizio. D'altra parte l'innovazione si fa con la qualità del capitale umano e la qualità del capitale umano viene fuori anche da formazione adeguata alle imprese. La Confederazione degli Artigiani propone quindi che i comuni concedano ai proprietari degli impianti d'antenna che aderiscano al progetto una riduzione della TARES e di altri contributi. Tra i benefici collettivi c'è sicuramente quello del miglioramento tangibile del decoro urbano. Bari infatti è comune capofila dello Smart Building, un processo che riguarda il tema del decoro urbano attraverso l'eliminazione delle antenne su terrazzi e balconi, nonché dei cavi volanti da strade e piazze.
Ma di questo si parlerà in maniera approfondita durante un convegno che si svolgerà il 10 giugno alla Fiera del Levante di Bari. Lorenzo Lacriola, chef delle terrazze del Santa Lucia di Bari. Ho gareggiato ai campionati della cucina italiana di Montichiari al programma K1, conquistando il titolo di campione d'Italia assoluto e medaglia d'oro. Chef Nicola Furio, ho partecipato ai campionati della cucina italiana e ho conquistato una medaglia di bronzo. Emanuele Natalizio, chef patron del ristorante Il Patriarca di Vitonto, medaglia di bronzo ai campionati della cucina italiana. Chef Francesco Alboré, ho partecipato ai campionati della cucina italiana nel K1 e ho conseguito la medaglia d'oro. Dal 18 al 21 marzo si è svolto a Montichiari, in provincia di Brescia, il campionato italiano della cucina. Erano 400 concorrenti, 60 il 21 marzo. Con noi ci sono i vincitori del K1, cioè della cucina calda. Vediamo adesso direttamente dai vincitori, che hanno preso medaglie di bronzo e medaglie d'oro, come si è svolta la giornata e che cosa hanno preparato, quali sono stati i segreti degli chef che hanno permesso loro di vincere questi titoli. Partiamo proprio con come si è svolta la giornata del 21 marzo, cosa avete portato, cosa avete preparato. La gara di Montichiari era svolta in due sezioni. La prima sezione, dove noi dovevamo stare all'interno di un box e preparare le due pietanze per i giudici della degustazione, e dietro di noi comunque avevamo altri giudici che guardavano il nostro operato dandoci delle valutazioni. Abbiamo presentato in prima mattinata il piatto in versione gelatinata, poi l'abbiamo riproposto nella sua naturalità calda, dove loro nella degustazione hanno dato i loro punteggi. Personalmente ho portato due pesci abbastanza poveri, il merluzzo e lo sgombro, rivisitati naturalmente con delle tecniche all'interno del piatto, dalla vasocottura all'infusione. Ho puntato soprattutto sulla semplicità e sul gusto, e ho rivisitato il vecchio ciambotto molfettese. Ho presentato un filetto di merluzzo con una crema di patate dolci e poi ho rivisitato praticamente un cannolo siciliano con una farcia di seppia e pomodorino secco. Il mio piatto è stato filetto di merluzzo cotto in infusione di mandorla su emulsione di barbabietola con mousse di peperone arrosto e una tartare di gambero rosso su stracciatella e crudité di verdure. Siamo stati qui a Montechiari ai campionati della cucina italiana, siamo partiti con uno spirito di squadra vero, ognuno ha partecipato in modo singolo a questo concorso, partendo come una famiglia, essendo associati tutti all'associazione Cuochi Baresi, siamo andati lì con un'idea di rispettare delle filiere, di salvaguardare quello che era il nostro territorio e le nostre tradizioni, rivisitando un po' il tutto con le nuove tecniche di cottura, con gli azzardi negli abbinamenti di accostamenti della cucina italiana, e comunque siamo tornati a casa in Puglia, più che in Puglia, nel Barese, con un medagliere pieno, portando a casa da due medaglie di bronzo a due medaglie d'oro ed un titolo assoluto di campione italiano. Naturalmente in questo gruppo c'è uno spirito di squadra, ci sono state delle persone che hanno lavorato alle nostre spalle, salvaguardando i nostri lavori, che sono lo chef Mimmo Di Gioia delle Lampare al Fortino di Trani e lo chef Gaetano De Gennaro delle Villa Torre Rossa di Bisceglie. Quindi un consiglio per chi voglia intraprendere questa professione? Sicuramente il consiglio per intraprendere questa professione, e alla base di tutto c'è umiltà.
il nostro è un lavoro fatto di umiltà e di passione. La cucina è passione come amore, sono due binari paralleli. Il nostro scopo oggi è quello di far innamorare i ragazzi più piccoli, i giovani delle scuole alberghiere, a intraprendere veramente con passione questa attività. Abbiamo anche avuto in questi campionati l'opportunità di mettere in gioco tanti ragazzi di scuola alberghiera e noi da Bari orgogliosamente abbiamo portato anche a livello scolastico una medaglia di bronzo assoluta a livello nazionale, perché un ragazzo di scuola alberghiera, Giuseppe De Vincentis, ha portato a casa il terzo posto con un bronzo a livello nazionale. Quindi è un modo per rimettersi sempre in gioco a qualunque età e crescere professionalmente. Perché andare ai campionati della cucina italiana o qualunque altro concorso di cucina? È un modo per confrontarsi con i colleghi, per rendersi conto di quelle che sono le evoluzioni della cucina italiana, però ricordandoci sempre di rispettare i canoni della tradizione, partire sempre dalla nostra tradizione, che la cucina e la nostra tradizione sono sempre le più importanti.